Grande mobilitazione nazionale della FAI CISL Calabrese sul tema dell'agroalimentare per la crescita, lo sviluppo e il lavoro. Sit-in davanti le prefetture di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria per chiedere di rilanciare i settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare, non attraverso l'estensione dei voucher, ma con una lotta spietata contro il lavoro nero, il lavoro sommerso, la burocrazia, sostenendo le piccole e medie imprese attraverso la costituzione di una rete, favorendo la commercializzazione, semplificando la legislazione e rendendo più flessibili le forme di accesso al credito. La nostra mobilitazione è un modo per chiedere, per sensibilizzare la politica e fare una riflessione su tutte le problematiche che abbiamo nei vari settori che noi rappresentiamo. A Catanzaro il segretario generale della FAI CISL Calabria, Giuseppe Gualtieri, ha evidenziato la necessità di portare all'attenzione del governo regionale e delle istituzioni nazionali le tante emergenze che vive il settore degli allevatori, a partire dalle mensilità arretrate che vantano i lavoratori, ma anche la partecipazione attiva alla riorganizzazione dei consorsi di bonifica, puntando sull'idroelettrico, eolico, solare e rafforzando i servizi alle aziende agricole del territorio. Noi abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Giunta, noi speriamo che la prossima settimana ci possa convocare. Naturalmente noi faremo presente che oltre alla copertura finanziaria per l'anno in corso, per il 2015, c'è la necessità di chiudere il pregresso che riguarda 3 mensilità per quanto riguarda gli operai forestali, 5 mensilità per i sorveglianti idraulici e non bisogna dimenticare che abbiamo anche l'associazione degli allevatori che hanno un pregresso di circa 18 mensilità.